giocatrici forti e soprattutto con le quali io ho avuto un minimo di rapporto, no? E magari con alcune non molto intenso, e invece con te devo dire, insomma, ci siamo conosciute 20 anni fa, eravamo tutte e due giovani, tu ovviamente ancora di più, visto che c'è qualche anno di differenza tra me e te, ed è passato veramente tanto tempo e sei una delle poche atlete, o comunque sì, insomma, sono passati tanti anni con la quale io ho mantenuto un contatto sempre costante. E questo perché ci siamo state simpatiche da subito, no, Carmen? No, è stata, sì, tra di noi penso che sia stata un'affinità proprio sin dai primi momenti, forse perché io ero molto giovane, vabbè, anche tu, però per me mi trovavo in una situazione un po' delicata, no? Era l'inizio, il mio arrivo in Italia, ero veramente timida, veramente introversa e... trovare te al mio fianco mi è stato di grande aiuto, quindi forse per questo io sono sempre rimasta, no? Molto, molto attaccata a te, e tu per me sei comunque un punto di riferimento. Ragazzi, vi voglio raccontare questo piccolo episodio. Eravamo ad un torneo pre-campionato di quelli che si giocano abitualmente, insomma, verso la metà di settembre, ed eravamo a Rieti, quindi ero in camera e il pomeriggio era previsto a Roma l'arrivo di Carmen, che i dirigenti erano andati a prendere a Fiumicino portata direttamente a Rieti. E mi ricordo Barbolini, forse c'era quell'anno quando sei arrivata, Carmen, tu era il primo anno che sei arrivata, e chi c'era? Barbolini. C'era Beppe Cuccarini, Cucca. Ok, c'è il Cucca che mi dice: va bene, Consu, guarda che arriva la Turlea, la metto in camera con te perché è giovane. Ok, perfetto. Bene, io ero dopo pranzo, sdraiata sul mio letto, a un certo punto sento bussare, entra questa ragazza. Arriva abbronzatissima, toppino, pantaloncino corto. Ce la guardo, e dico: vabbè, se prima non si batteva un chiodo, adesso è finita per tutti, e non ce n'è più per nessuno. No, vabbè, quindi... ma tu devi sapere, no, che io sono arrivata a Roma in aeroporto, arrivo, non sapevo parlare assolutamente italiano, non sapevo chi mi sarebbe aspettata in aeroporto, chi ci fosse lì a venire a prendermi, no? Arrivo e il dirigente della nostra squadra all'epoca fa ritardo, quindi io mi ritrovo in aeroporto con questo borsone da sola, e adesso che si fa? Non c'è nessuno che mi aspetta, nessuno col cartello scritto Carlo, e tu cosa faccio adesso? Quindi immagina quando io poi sono arrivata in camera che non capivo nulla di quello che voi stavate dicendo, e poi tu che eri sempre pronta, no, a prendere in giro, a fare la battutina di qua, di là, insomma. La prima cosa che ho detto alle mie compagne quando siamo scese per la merenda per andare in palestra poco, ho detto: speriamo che sia forte per quanto è bella, no? Perché... ecco. e poi c'è stata un'affinità ancora superiore, perché io e Carmen siamo due delle poche atlete con la rincorsa al rovescio. Quindi mi somigliava solo in quello, devo dire la verità, perché per il resto non ci somigliavamo per niente, si vede. E da lì è cominciata la tua avventura in Italia. La mia avventura, esatto.